Le idee sono molto chiare, perché dopo il 25 settembre la volontà dei 5 Stelle, come da programma, è di partire da dove eravamo rimasti, con il Conte 1 e il Conte 2. Sappiamo che l'80% del nostro programma è stato realizzato e quindi dobbiamo ripartire da qui, da strutture portentose come il Superbonus, per poi passare per il reddito di cittadinanza con le giuste modifiche che dovremo fare e per arrivare poi alla spazza corrotti per garantire la legalità. Però per quanto riguarda l'incontro oggi in Confcommercio, la cosa che ci preme è parlare del rapporto tra il fisco e le imprese. Vediamo che nel programma che viene presentato vi sono molti punti in comune con il programma dei 5 Stelle, a partire dall'eliminazione dell'IRAP, questa tassa che crea poi un doppio binario all'interno della contabilità delle imprese, per arrivare poi alla riduzione del cuneo fiscale sia sulle imprese sia sulle famiglie, sui lavoratori, passando poi per fondi di garanzia dall'80 al 50% a sostegno delle imprese a cura dello Stato per garantire prestiti, mutui e liquidità alle imprese. Il potenziamento della cessione del credito, che deve essere poi applicato non solo al Superbonus ma anche a tutto il comparto, ad esempio, agrario. E altra cosa fondamentale che ci accomuna è poi la previsione, per quanto riguarda gli autonomi, le partite IVA e i piccoli redditi, di una flat tax, che non si tratta della flat tax raffazzonata dal centrodestra, ma si tratta appunto di una flat tax soltanto per i minimi, abbiamo visto, soltanto per i redditi inferiori, con un fatturato inferiore ai 65.000 euro, che noi come Confcommercio chiediamo di ampliare e di applicare anche ai redditi che vanno dai 65.000 euro ai 100.000 euro. Ovviamente l'aliquota sarà poi bilanciata. Tanti gli scenari che si apriranno lunedì prossimo, in questo momento staremo commentando ben altro. Cosa pensano i 5 Stelle di quello che potrà essere il futuro davvero della loro coalizione, della loro lista, una volta avvenute le elezioni? Allora, siamo molto fiduciosi per queste elezioni, nonostante i sondaggi, che ora non ci sono più, ci dessero come terzo polo, chiamiamolo così, vi è una ripresa e una risalita. E cosa faremo dopo? È tutto da vedere, perché non sappiamo come le coalizioni che arriveranno in Parlamento, i partiti che arriveranno in Parlamento, se manterranno oppure no il loro rapporto di coalizione. E ad ogni modo i 5 Stelle per ora garantiscono di rimanere autonomi, di rimanere indipendenti e che non faranno le cosiddette ammucchiate che tanto spaventano ed hanno caratterizzato il governo Draghi.